Questo libro entra nel vivo di quello che oggi è la politica internazionale, no? Le vicende, i fatti di Hong Kong ci stanno a dimostrare che la Cina si sta allargando, diventeremo tutti cinesi. Ma insomma la Cina oggi è l'argomento, diciamo, del secolo, forse del millennio tutto sommato, dopo essere stata dimenticata, no, per tanto tempo. Io nel libro racconto che quando arrivai in Cina nel 1995 non riuscivo mai a pubblicare sui giornali italiani, per cui lavoravo articoli cinesi perché mi rispondevano: che ce ne importa a noi della Cina. Ecco. Poi negli ultimi 25-30 anni la Cina ha fatto passi in avanti straordinari, anzi siamo noi che come civiltà occidentale siamo rimasti un po', diciamo, al palo, se vogliamo. Proprio oggi ho scritto un editoriale su Lettera 43, un giornale online per cui lavoro adesso, parlando della conquista della Luna, visto che oggi domani siamo in pieni festeggiamenti, giustamente 50 anni, riflettendo sul fatto che il prossimo uomo che andrà sulla Luna sarà quasi sicuramente un cinese. Ma conosciamo il mondo, la Cina, la conosciamo? Quanto la conosciamo, ecco? In realtà in Italia non la conosciamo, prima di tutto perché l'Italia non ha, intanto per un limite proprio di noi giornalisti, perché l'Italia, siccome si è disinteressata un po', diciamo, con scarsa lungimiranza e con quel provincialismo, no, che affetta un po' tutta la stampa italiana, della Cina, dell'Estremo Oriente in generale per tanti anni, non ha, diciamo, non è cresciuta una leva di inviati, di corrispondenti, e quando sono cominciati a mancare i grandi nomi storici come Tiziano Terzani, che per me è stato un esempio, un amico, e quindi io mi sono ritrovato un po' solo, devo dire la verità, in anni in cui praticamente seguivo le vicende dall'Estremo Oriente, non solo Cina ma tutta l'Asia, per i grossi giornali italiani, Corriere della Sera, Repubblica, anche la stessa Rai, però in pratica laggiù non c'era quasi mai nessuno. E, il risultato è che oggi la Cina la conosciamo poco, perché anche i giornali, anche la stampa, anche i colleghi, anche bravissimi colleghi, che adesso magari si occupano di Cina, però hanno dovuto faticosamente recuperare il tempo perduto, diciamo, no? E acquisire una conoscenza di quel paese che onestamente è difficile acquisire anche mettendosi d'impegno in 6 mesi, in 1 anno, in 2 anni, perché bisogna proprio viverci e capire un mondo che è un mondo completamente diverso dal nostro. Ma è possibile questo sviluppo economico questa invasione capitalistica cinese con un mondo politicamente un po' comunista? E questo è l'errore, pensare che la Cina sia diventata, diciamo, capitalista o abbia smesso di essere comunista perché ci sono i ricchi, perché gira il denaro e perché sembra che, diciamo, tra virgolette abbia adottato il nostro modello occidentale di capitalismo, ma non è assolutamente così. Io nel libro parlo, penso sia, diciamo, mi vanto probabilmente di averlo inventato anche il termine di comunismo 2.0. I cinesi sono sempre comunisti, infatti al vertice, al potere c'è sempre il Partito Comunista Cinese, ma chiaramente sconcerta il fatto che siano comunisti, che si dicano comunisti, che siano governati da un partito comunista, ma che ci siano i miliardari che apparentemente sembrano la società più capitalista del pianeta adesso. Ma in realtà non cambia molto, perché i cinesi hanno capito che il comunismo tradizionale, inteso come la dittatura del proletariato, come gli operai al potere e il proletariato al potere, chiaramente non esiste più, forse non esistono più neanche gli operai al giorno d'oggi. Quindi hanno rivisto questo concetto egualitario, ma diciamo rilanciandolo un po' al rialzo, una sorta di classe media, con ottimi risultati, perché dobbiamo anche riconoscere che negli ultimi 20 anni la Cina ha tolto dalla povertà quasi 800 milioni di persone, cioè parliamo di cifre straordinarie. Certo, tutto questo a prezzo della democrazia, delle libertà fondamentali, dei diritti civili, dei diritti umani, che sono comunque ancora inesistenti in Cina.